Cuori. Ancora cuori. Ancora cuori. Secondo me c'è qualcosa nell'aria. Tanti cuori mi fa pensare a San Valentino. Sì, il 14 febbraio. Ma il 14 febbraio possiamo parlare anche di chiavi. O meglio, io vi voglio raccontare una curiosità. In un paese della provincia di Padova, qui vicino a Val Grande, e nello specifico a Monselice, in una delle chiesette, alla fine della messa, l'officiante regala una chiave alle coppie di innamorati che si presentano, in onore della storia che raccontava appunto che queste chiavi venivano consegnate ai bambini che avevano sofferto di attacchi epilettici. La chiave serviva come strumento da mettere sotto la lingua per evitare che le persone si soffocassero durante questi attacchi che potevano essere letali. La storia però ha voluto che la tradizione delle chiavi a Monselice possa continuare e tutt'oggi la città di Monselice consegna ancora le chiavi alle coppie di innamorati. Quindi Monselice varrebbe bene una bella passeggiata sulla collina delle Sette Chiesette, ma dopo la passeggiata sulla collina delle Sette Chiesette, secondo me si potrebbe stare bene la cena organizzata a Val Grande in occasione di San Valentino, protettore degli innamorati, a ricordo delle chiavi consegnate. Cuori, cuori, chiavi, e mi raccomando, vi aspetto mercoledì sera, San Valentino, qui a Val Grande. Ciao!